esattamente. Se ti immagini, deve essere una sola cosa da fare. Un miniatore. Un miniatore! Come sai, non lo può sapere, mamma miseria, e uno magari per non dare alcune notizie alla famiglia lontana, no, io sto bene, sto benissimo, ma che quando mai, quando non tira niente più a un pignano, quando non può cadere di giù con nessuno, con una dichiara fallimenti, capito? Che il valice essere donna per disperazione. Ciao! Aspetta! E questa è la storia di tanti e tanti napoletani che vanno emigrare all'estero e quando la giuristici quando coppa mille uno soltanto ogni tanto la fortuna e si arricchisce. Ah, voleva ricci perché ci sta uno che ogni tanto passa non voglio affliggere queste sofferenze di me e caccio passata prima prima che ci dobbiamo tu qua, hai capito? Ma mo basta, ma sta in festa, ma sta lì, cicci, voglio fare in Apre, capito? Voglio mangiare a Santa Lucia, a Tazzi Teresi, chiama la fame grossa, muovimi, chiama qua, A questo punto credo di aver capito la situazione. Qua siamo in top. Diamo fastidio. Ma tu, amici e mio fratello danno fastidio. Sì, e poi si è fatto tardi. Devo andare a casa, prepararmi, vestirmi. Ho un appuntamento fra signori. Ma chi si chiede? Io, caramino, padronino. Papà, per una volta, mostratevi generoso. Siate comprensivi. Generoso? Va bene, lo sarò. Brava gente, ho sentito parlare tanto di pranzo, di ristoranti e credo che dopo tanta attesa l'appetito, la fame sia tanta. E allora lasciate che sia io a rendere omaggio a questo emigrante. Ah, grazie, gentilissimo, grazie. Agli ordini! Prendete Don Cicillo e tutti i suoi amici, portateli alla trattoria che vogliono. Fateli mangiare abbondantemente, a sbafo. Pagate voi e mettete sul conto figlio. Ma papà! Ma che papà è papà? Non è generosità forse questa? Facendo io. Alla presenza! Fate come vi ho detto. Ma senz'altro! Non ho capito bene, spiegatemi una cosa. Voi offrite il pranzo e non vi sedete a tavolo con noi. E te l'ho detto, non ho tempo, vado di fretta. Capito? E lasciate stare, andate a letto, cavolino. Non ce n'è bisogno. Ma scusate, non credo di avervi detto degli insulti, delle parole, perché ho l'impressione che ve la siate un po' presa, Ma è papà! Ma che papà è papà? Ma che veramente facile? Ma loro ci siamo scontati, chi siete? Per sapere chi siete, cavolo. E allora insolenza per insolenza io dico che vi siete a tavolo solo con i miei padri. E io, se mi trovo qui, è perché mio figlio è il pallino della democrazia. E voi questo pallino non tenete? No, io semmai ho il pallino della gente per bene. Io ho il pallino degli affari che mi aspettano a casa. Io ho il pallino della signorilità. Io ho il pallino... E basta questo pallino. E qua mettiamo un pallino, siamo qua. E dove dato un pallone? No. Cosa? Un'altra volta, quando avete tempo e ci volete venire ad onorare, dove lavate, dove vestite, improfumata e ci venite ad onorare. Noi ci facciamo trovare tutti quanti con l'abito scuro e che pannacchi qua. E che pannacchi che ti rimasti fatto buio, lì, diata. O pranzo, c'è sta chi ci pensa. Oh. Benissimo! Ma la frata, ma! Ecco qua la figura, ecco qua la figura. Tu vieto suona il pezzo una letta e ma e poi lo da partare che sta tutta la casa adibita al dormitorio pubblico e solo ci soli ci mancava pure come te. No, ma tu c'è canzara figli, mi ha scusato qua, io non l'ho già tutto a raggiare da casa, vieni qua a me la mano, vieni a me la mano. Ma che ne sa, ci vado a chiamare Cristo? Voglio anche se tu non calò. Era
facci mamma Cicci Cicci sono convidati, tra figli noi stiamo inguaiati. Chissà da capo frate popie te ci ha dato domanda se ha avuto dei soldi o no. Lucia, tu a me non mi vuoi stare proprio a sentire. Chi? Per sentire è partito e per sentire è tornato. Ah, era figli, e come si fa? Mi fa sapendo che venivo un frate all'America e portavo i soldi. Urtina è pure un pensato tra tu. Che lo portai il burro, ma giù fa? Chi se l'ha dato lì per forza? C'è da una affunata! Io sì, ti dico che ho fatto canna e poi. Parola la figlia come si fa? I miei bambini pure non sono la signora Speranza. Che non parla la figlia la sbaglia? E come faccio la figlia Cicci? Cicci! Cavoli, come va? Sì, tu. Non mi pacienta. Saperne che hai visto un coppi di tu hai visto un coppi di uova? Ma c'è un uovo si fa chi? Sì, frate mi sei scelto. Roba contro basso. Su spiratuli. Non faccio a volte, faccio una batteria, cazzo. No, tu la batteria, fatti una sciacqua di frate, e acciappa a frate, dai, vedi se ha buttato di saldo o no. Capito? Pizzicavere, pizzicavere. Ma mangiasse proprio una bella pizza che avrà già 8. E mangia a mangia il Cicci, un regalo a calcio, uno fra di sotto, un colore da caccia. Dice pure. Sì, sì. No. E noi già ci dai, ma la settimana passata non l'hanno parlato, l'hanno fatto dei pizza oggi a 16. Hai capito? Mamma, ma ci piace delle pizza oggi a 8, ti trovavo un Ciccino. Hai capito? Ma tu mangi senza trovare in mano, io sciavo per te in cucina. Scusate, scusate, il buon guaglione che ne sa. E babbo, è così niente. A proposito, hai preparato qualcosa di colazione per frate mia amici? Sì, sì, ma sono due bandiere, un coppo d'avolo in da cuscì. E voi avete fatti a Torù, c'è il babbo, perché lo si mangia tutto. Ma chi sta non te ne vermo sull'Italia, chi sta te ne vermo sorbendo sull'Italia? Allora, dunque, la prima cosa, paga spignello in zona la signora Speranza. Sì. Poi pare un anno e puso a lui. Sì. Poi pare un anno. Poi pare te. Sei padroneta. Sì. Non c'è, era felice. Ah. Uno si fa una rasata ogni tanto. Ma ti pare che uno che bene all'America, bene lo porta appena fino a qua. Ma non puoi stare su una strambalatezza di americana. Che strambalatezza? Queste sono cose che fanno solo risperare. Però a me pare che sei venuto tu a me anche con un volto. Non c'è. Io non tenevo neanche le sigarette e manca le cerine. Parola, come si fa, mamma mia? Speriamo. Lì? Una cosa è l'unico. Ma ne ha pigliato due brioche. Ha già fatto. Chi l'ha appena visto il pane ha domandato una belva. Ma come non sai che io mangio brioche? Ah beh, una ricordo che se ci devi dirti che allora ma se fa solo così. Vabbè, ma io mi ho abituato in una maniera, hai capito? Ma allora sono la puttua? Sì, sì, allora non è puttua. Non c'è chi mi ci ha aperto una valigia. Mamma mia, mi ha fatto rimanere con tanto vecchia fuori. Cosa si trova lì? Ma è una valigia enorme, tutta piena, insellata, inzuppata. I carte del giorno. Ma che facile qua palestra, Cicci? No, è una cosa che pensi, che sono i giornali così. Io sono tutti i giornali illustrati americani a colore, con una pezza di fotografia su Jacob. E cosa sta scritto su? Perché sai che hai l'americano? Io ne so. Ma chi se fosse un ricercato? È dal!
sentite a me chi sta, ci sa cosa e se ne è fiuta a parte qua. Ma non dici di ciò che ma tu puoi criticare all'America come cosa. Là c'è stata quella cosa che si chiama buon nome in apparente. Allora, la democrazia. Là, pure un fratello come me, quando mi dà una persona importante, qualcuno. Ma mo, mi diceva, stanno a mandare a pigliare questi brioche. Da me si. Caccio. Pigliare! Io vorrei che non sei felice! Io vorrei che ti sono troppo quattro di un pigno! Vabbè, ma che la ieri se lo buttai a baciare, fra la carrozzetta, la consumazione fa rubare, e compagnia a pelle, capito? Ma che non ti sta imbolpato un po'? Ma non lo trovi ritto? No, però chi lo comincia a essere di questa maniera con tutto un filo da lato attorno? Vabbè, non c'è, allora sei sicuro che l'avevo trovato? Non c'è, faccia breca a casa, mezzo, lui da amministrato il quartiere di carte mille. Allora sicuro, allora ne portavo, a tenere chi lo comando. I frati è buono, spaccava per voi, guarda. Ma noi intanto siamo a mandare gli brioche. Ma ci fate brioche. Ma ci fate brioche. Dove essere il piccolo panzerotto? E ti non vedo questo con mamma da zia mentre mi sto facendo il secondo piatto da mare. Ecco, tu sei il mio maestro. Io farei piccolo vocabolario di parole napoletane. Tu prima avere detto me parola di suono molto bello. Cosa essere? Ma che sa fino a ciuschezza ma è lui. Cosa essere il suo colonna? E tieno meglio. Suo colonna significare miss, buona signorina. Ah, capire, capire. Io il suo colonna. Brava, brava. Adesso lasciami in pace, va a fare un po' di pipì, va. Pipì? Cosa significare fare pipì? Significare fare silenzio. È stato un po' zitto, mamma mia, ma questa è nuova che ci passa. Aspettare, io volevo imparare tutte parole napoletane. Tu prima avevi detto tu seppola, io panzarotto, a me piacere tanto panzarotto. Aspettare, andare. Ma caro Don Caterino, ma voi come riuscite a me? Visto la famiglia nostra che si, solo mi porto cappello. Ma una concetta, specialmente dopo quella sparata che fece vostro cognato, tu prova a dire sta giustizia terribile, io poi non sono io, sono mandato. La vita dice la mia marito, Cicillo! E allora come mai? Ma che è successo? C'è stato un compagno nostro, mi ha mandato cavalier. Sentite, dicete già così, papà. Ma tu come mai? Tu a che la specie la mi ha papà? Il male che stiamo in famiglia, posso parlare? Si frate, ma non caccia i soldi con voi! Ma ci sta gente proprio a rapporto! E babbo, ma che brutti, che mo si sta scelando, hai capito? Penso, ma io già sti proprio farà razzetti! Io non già faccio più essere tutto un gaghiero, padrone di casa, un salumiere, un macellare! E la fatica con il giorno! Ma che colpa ne ho? Io sono mandato, sono comandato! Oggi Mario, ma che c'è azzurrato? Io dicevo che dice! Va bene, con la calma poi si risolve tutto! Ci prima fino qui, sì! Sapete che lei, noi abituata alla vita di gran signore, se scendo tardi, insomma, una po' prima mattina...